In Spagna un ragazzo 29enne è morto purtroppo incornato da un toro durante una corrida. Qualcuno dice che andrebbero chiuse definitivamente le corride, altri dicono che invece bisogna preservare la tradizione. Lei cosa ne pensa? Bisogna riservare la tradizione, con precisione. È normale. Quindi anche col rischio di fare morire? Il rischio c'è, cioè, di tutte le cose c'è un rischio. Tutti i lavori c'è un rischio. Qualsiasi lavoro si fa, c'è un rischio, è per tutto. Quindi anche la corrida, pur essendo rischiosa, va preservata, va mantenuta? Certo. Secondo lei cosa c'è di bello nella corrida? Lei cosa piace della corrida? Tutto. Se a Spagna si tira via la corrida, si tira via tutto il lavoro che hanno a Spagna. Ma quindi lei pensa giustamente a quelle persone che lavorano nell'ambito delle corride? Forza. Possiamo pensare per persone che lavorano anche. Non bisogna pensare alla gente che vuole guadagnare senza lavorare. La gente che lavora bisogna, giusto che lavora. Anche se dicono non c'è sicurezza. Ma non è che non c'è sicurezza, sicurezza c'è, ma certe volte salta delle cose che non dovrebbero saltare. Può capitare. Ma tutto capita da vita, di qualsiasi settore. Che bisogna chiuderle. Come mai? Perché penso che non siano più cose civili, diciamo, non rispecchiano più quello che è la maturazione della nuova società. Prima erano cose più popolari e quelle tradizioni che poi, per l'amor del cielo, vanno tolte, perché la sensibilità verso gli animali e tutto è cambiata. Quindi anche a livello turistico, lei dice, la Spagna non ci perderebbe? Sì, è come togliere gli animali dal circo e continuare a fare tutto il resto, diciamo. Secondo lei, a quelle persone a cui piace andare alla corrida, cosa piace della corrida? Ma non lo so, penso che ci vadano perché, ma neanche loro lo sanno. Perché non pensano, perché culturalmente non capisci tutto ciò. Il perché. C'è, la corrida è una cosa caratteristica di quel paese, uno ci va tanto per curiosità, è come andare in Thailandia o in certi paesi, mangiare il cane o mangiare serpenti, lo fai perché sei in quel paese, basta. Per la chiusura immediata. Immediata? Di manifestazione, sì. Perché? Perché non ha senso, soprattutto per l'animale, la sofferenza che ne deriva, no, assolutamente. Qualcuno dice se venissero chiuse le corride però la Spagna ci perderebbe a livello turistico perché quella manifestazione è un simbolo. Ma no, non penso, anche perché in Spagna molta gente sta cambiando opinione su questo, direi che la stragrande maggioranza delle persone oggi anche in Spagna sono contrarie alla corrida, quindi non penso che questo danneggerebbe il turismo. Quelli che invece ci vanno ancora alla corrida, secondo lei perché ci vanno? Ma devo dire che alcuni anni fa ci sono andato anch'io perché mi incuriosiva vedere questo spettacolo. Penso più per curiosità che non per altri motivi. Curiosità? Sì, direi di sì.